Salve e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo di nuovo di Zemi Smart e di un bellissimo prodotto. Come già vi ho fatto vedere nell'anteprima, sono delle strisce LED a 24 volts molto luminose. Li vedremo anche al buio e vediamo anche il funzionamento. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della nostra scatola. Vi ricordo che il prodotto ce l'ha fornito sempre Zemi Smart. E quindi ringraziamo Zemi Smart per i bellissimi prodotti che ci manda. Li potete anche andare a vedere qua sotto, sono linkati qua sotto se li volete acquistare. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la nostra scatola. Allora, dentro la nostra scatola troviamo delle strisce LED, queste sono 2 metri. All'interno della scatola troviamo un pacchetto che dentro c'è un prolunghino per prolungare i nostri LED, saranno una ventina di centimetri, 10 centimetri massimo, delle clip e delle viti. Poi troviamo il nostro alimentatore. Sul frontale dell'alimentatore troviamo scritto modello A1, input 100-240 volts, 50-60 Hz, input 24 volts, 1,6 A, massimo carico 45 watt. Ovviamente è un alimentatore per RGB ed è Wi-Fi, infatti se andiamo a controllare all'interno ci abbiamo LED più RGB e la cosa bella è che c'è la W, che significa white, fa il colore bianco, totalmente bianco. C'ha tutte le normative, c'è doppio isolamento e per la casa. La cosa che ho notato è la spinetta, che è americana, quindi ci dobbiamo procurare un adattatore oppure lo smontiamo da qua e cambiamo direttamente il cavetto, la cosa più facile. Dall'altra parte lo possiamo lasciare così. Bene, andiamo a provare ora la nostra striscia LED. Allora, le nostre strisce LED sono IP65, quindi possono stare anche fuori. Sono 2 strisce da 1 metro e 1 metro, fanno 2 metri. E andiamo a collegare i primi 2. Ci sono delle spinette, si collegano e resta da una parte così, se vogliamo collegare altre strisce LED, e dall'altra parte abbiamo un'altra spinetta che va collegata all'alimentatore. Ok, una volta collegato il nostro alimentatore si accende. Per fare il pairing è molto semplice, vi dico solamente come si fa ad fargli pairing tra l'alimentatore e il nostro smartphone. Tanto sapete già come funziona e come si fa. Allora, la prima cosa da fare è, quando usate questo alimentatore, di metterlo in una ciabatta con un interruttore e fare 5 volte accendi e spegni. Questa è la luminosità del nostro LED massima potenza. Ora io dal nostro smartphone cambierò i colori e aumenterò e abbasserò la luminosità.
poi lo vedremo anche al buio, vi faccio vedere che fa una tantissima luce. Questo è il colore che si abbassa e si alza. Possiamo mettere anche dei colori. Possiamo aumentare e diminuire a piacimento. Ci sono anche delle scene dove possiamo simulare la notte, party, reading, lettura, party, spiaggia, rainbow. Rainbow dovrebbe cambiare tutti i colori, vediamo se è vero, sì, infatti cambia colori. Snide. Ovviamente questi di sotto possiamo anche modificarli a nostro piacimento. Possiamo anche impostare dei tempi. E all'interno possiamo vedere che abbiamo... dispositivo, sì, l'ho chiamato Smart Light. Lo possiamo fare funzionare con Alexa, con Google Assistant e con IFTTP. Andiamo a vedere con Google se ci ascolta. Mettiamo, spegniamo direttamente. Google, accendi Smart Va bene, accendo il dispositivo Smart Light. Google, metti Smart Light 50%. Certo, imposto la luminosità di Smart Light al 50%. Google, Smart Light blu. Va bene, imposto il dispositivo Smart Light su blu. Google, Smart Light 100%. Ok, imposto la luminosità di Smart Light al 100%. Ok, e così via, possiamo fare luci, qualsiasi altra cosa che possiamo, che ci viene in mente, lo possiamo mettere in un controsoffitto, in un bagno, lo possiamo mettere anche in un negozio, non è detto che per forza deve essere messo a casa, possiamo metterlo anche fuori a un ingresso, possiamo metterlo dove ci piace a noi. Ora vi faccio vedere la luminosità al buio totalmente, che tipo di luce fa. Ok, in questo caso sono totalmente a buio. Accendiamo la nostra smart light. Ecco, vediamo che fa questo bellissimo effetto. Mi piace veramente tanto. E se mettiamo la massima luminosità, si illumina veramente tutto. È veramente fantastica. Io davanti non mi vedo perché ho la luce dietro. Vi posso garantire che è veramente bella. Già con 2 metri di striscia LED facciamo tantissima luce. Non ho mai visto una striscia LED così potente. La cosa bella è che possiamo colorarci la stanza come vogliamo noi. Verde, gialla, arancione, rossa, viola, blu e anche tonalità che ci piacciono a noi. Possiamo diminuire sia il colore che la luminosità. Questo praticamente è il minimo, siamo proprio al minimo, già ha una bellissima tonalità di luce. E se mettiamo al massimo, se mettiamo una scena, mettiamo tipo questa, fa questo effetto di luce. È veramente stupenda questa striscia. Questa è la notturna. Questa è la soft. Questa è per leggere. Che fa una bella luce veramente. Arcobaleno. Ottimo. Ok, con questo è tutto. Io vi ho presentato questa bellissima striscia LED, è veramente bella. Vi lascio i link qua sotto dove poterla acquistare. Ringrazio sempre ZeniSmart che mi dà questi oggetti che sono veramente belli, sono veramente bellissimi. E vi ringrazio.
se è possibile, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like verso sopra, registratevi al mio canale che mi fa veramente piacere, registratevi al mio sito e anche al mio canale Telegram, attivate anche la campanella. E con questo è tutto, ciao, grazie e Zemi Smart, ciao.